il grande caldo rende invivibili le abitazioni delle case popolari cremonesi. In particolare, in via Cardinal Massaia, le abitazioni non sono isolate termicamente. Ciò costringe gli abitanti ad utilizzare i condizionatori tutto il giorno, facendo lievitare le bollette di persone già economicamente in difficoltà. Qui la situazione è peggiorata e peggiora sempre di più, perché i materiali con cui hanno costruito questi palazzi sono molto scadenti, diciamo, i forati, hanno messo forati dappertutto anche esternamente, quindi il calore più sali coi piani e più si sente. Io abito al quarto piano in un appartamento di circa 70 metri quadri e diciamo che con due condizionatori portatili agli estremi della casa e tre ventilatori accesi al massimo sto bene, diciamo, poi nel pomeriggio quando c'è il picco di caldo resisto appena appena, quindi poi problemi di bollette che arrivano molto salate. I residenti, oltre a lamentare scarsa attenzione da parte del comune nei confronti delle loro condizioni, faticano anche a prendere refrigerio all'ombra delle piante, che stanno morendo perché non vengono più innaffiate da anni. Il comune non viene a vedere, manutenzione non è mai stata fatta e quindi anche il nostro verde, le nostre aiuole soffrono di una siccità incredibile già da parecchi anni e ci hanno tolto il permesso a noi inquilini di annaffiare anche quel poco che basta, che c'è un attacco dell'acqua, ma ci hanno proibito di usarla.